3, 2, 1. Radio Orientale On Air. I fatti di Rosarno hanno chiavi di lettura diversa, ma si basano su due aspetti principali, illegalità e sfruttamento. In che modo, secondo lei, i mass media hanno raccontato gli episodi di Rosarno? Allora, le chiavi in realtà sono tre: illegalità, sfruttamento e razzismo. E quello che noi abbiamo cercato di fare con questo seminario è di mettere al primo posto i primi due aspetti, le prime due chiavi, così sgonfiando un po' questa accusa generica e moralista di razzismo, e che tra l'altro per quello che riguarda la Calabria è stata certamente una delle chiavi di quei fatti, ma per quello che riguarda la Calabria anche diciamo smentita o contraddetta, meglio non smentita ma contraddetta da esperienze di accoglienza Clari. Adesso sta per uscire questo documentario di Wim Wenders sull'accoglienza, sull'esperienza di accoglienza della Costa Ionica, che da questo punto di vista è molto interessante. Comunque i mass media invece hanno insistito di più appunto su questa chiave del razzismo, specialmente all'inizio. Quello che mi ha colpito è che c'è stata una specie di gara negativa, insomma, a dire finalmente si scopre che anche il sud è razzista quanto il nord, insomma, stato soprattutto la stampa di matrice leghista a fare questo ragionamento. E naturalmente delle spinte razziste ci sono, sono diffuse in tutta la società italiana, però bisogna vedere con che cosa, quali sono le condizioni strutturali anche che consentono che queste spinte emergano. La cosa interessante che è venuta fuori secondo me nel seminario, anche sulla base di una domanda intelligente che è stata fatta da uno degli studenti, è che i mass media sbagliano anche da un altro punto di vista nella rappresentazione della questione delle migrazioni, cioè riducono sempre la questione dei migranti a una questione di oppressione sociale generica, cioè li rappresentano sempre come dei poveracci senza storia, cosa che in realtà non sono. Spesso queste migrazioni sono migrazioni che riguardano storie complesse, anche storie politiche, storie di esodo o di persecuzione politica, oltre naturalmente a storie invece di emarginazione e miseria. E quindi quello che è stato detto è che i mass media dovrebbero avere un occhio più to e guardare anche le storie singolari e non soltanto al fenomeno sociale nel suo insieme. E per quello che riguarda i fatti di Rosarno, io però penso che via via la copertura mediatica sia molto migliorata. Cioè all'inizio c'è stato questo focus appunto sul razzismo della popolazione locale, e poi invece la copertura sarà buona, perché poi tutto quello che c'era invece dietro di sfruttamento, illegalità, 'ndrangheta eccetera è venuto fuori molto riccamente. Che ruolo ha avuto la legislazione italiana all'interno del fenomeno di emarginazione dei migranti? Ma è stato un disastro, e non è solo la legislazione italiana, naturalmente è tutta la legislazione europea che sta facendo cilecca da questo punto di vista, ed è una delle questioni su cui il progetto europeo si sta veramente infrangendo. Io penso che siano due le questioni su cui la legislazione ha avuto l'effetto di un ulteriore aggravamento del fenomeno attraverso la criminalizzazione del fenomeno stesso. Il primo aspetto riguarda l'aspetto concentrazionario dei cosiddetti campi d'accoglienza. Quando furono istituiti i campi d'accoglienza, e non è di questo governo, bensì è attribuibile al governo di centrosinistra, questo, alla Turco Napolitano, lo si disse che sarebbero diventati dei lager, e come poi è accaduto, pensiamo a tutto quello che è successo a Lampedusa, e questo naturalmente noi sappiamo proprio dalla storia europea, dalla tragicità della storia europea, che qualunque campo si trasforma in un campo di concentramento e produce tragedie e disumanizzazione. Il secondo aspetto invece è tutto da mettere nel conto di questo governo, ed è l'assurdità dell'istituzione del reato di clandestinità, e come dice appunto il sindaco di Riace, con espressione molto felice, in questo film di Wim Wenders appena presentato, è un reato che colpisce l'esistenza, cioè sei colpevole di esistere. E
questo non è tollerabile e naturalmente è criminogeno. La cosa che va detta di queste legislazioni contro le migrazioni, non sulle migrazioni ma contro le migrazioni, è che sono tutte legislazioni criminogene che, trattando il fenomeno come un fatto criminale, in realtà lo rendono tale. Questo tocca un aspetto più generale che riguarda il modo in cui il capitalismo contemporaneo rende disponibile forza lavoro precaria attraverso legislazioni criminogene.